Per Cristo nostro Signore. Stiamo vivendo questo appuntamento annuale della festa patronale con una striatura di tristezza. Non possiamo non sentire nostro il dramma che stanno vivendo le popolazioni colpite dal terremoto. Ieri abbiamo sospeso ogni evento di spettacolo e abbiamo pregato numerosi in piazza per i defunti e per i sopravvissuti. Per i defunti perché il Signore li accolga nel suo regno, per i sopravvissuti perché attingano forza e speranza dalla solidarietà che in maniera ammirevole si sta sviluppando in tutta Italia perché abbiano a veder ricostruiti i loro paesi. Noi continuiamo la festa, ma come diceva il beato Paolo VI, la gioia dei cristiani è sempre una gioia crocifissa, cioè incompiuta, mai piena, perché ci portiamo nel cuore il dramma di quanti non possono ancora gioire e chissà mai se gioiranno sotto il peso e le prove della vita. Ma noi abbiamo bisogno anche di gridare la speranza. E vedete anche negli usi e nei costumi popolari, i più anziani ricorderanno che all'indomani delle sempre si celebrava nelle case quello che si chiamava il consolo, in dialetto detto cuonza, cioè ci si ritrovava attorno alla mensa per attingere dal cibo la forza per riprendere energie e slancio per la vita, perché noi siamo il popolo della vita. Siamo il popolo della morte, siamo il popolo della risurrezione, non siamo il popolo che deve languire perennemente del lutto, perché il Signore è la nostra speranza. E con lo sguardo fisso in lui attingiamo energie non solo per proseguire nei nostri impegni e nelle nostre responsabilità che la vita ci ha affidato, ma ancor più per mostrarci solidari con i nostri fratelli più sfortunati. Abbiamo già attivato, come vi dicevo, una raccolta di denaro. Sarà solo denaro perché la Caritas ha diramato la comunicazione dove